Grazie di questo invito, mi fa particolarmente piacere e soprattutto grazie a Maurizio che mi ha fatto venire. Non so se vedete completamente la slide, comunque il tema di cui vorrei intrattenervi per i prossimi 25-30 minuti è lo studio di come le mafie si spostano, in particolare le sfide che questo tipo di ricerca pone, perché sono sfide di almeno tre tipi: concettuali, teoriche ed empiriche. E quindi un sottotitolo di questo breve intervento sarebbe come lo studio delle mafie può entrare nell'età adulta e in qualche modo diventare parte del mainstream sociologico, sia della sociologia economica che della sociologia in generale, e uscire un po' dalla fase infantile nella quale è stato per molto tempo. E quindi questi sono i miei tre temi: una discussione breve sui concetti, di cosa intendiamo per mafie e soprattutto cosa intendiamo per cosa fanno le mafie fuori, che teorie usare per questo tipo di lavoro e che dati usare. E ovviamente cercherò poi di dire cosa ho fatto io in questi tre, come ho risposto io, ho risolto queste sfide, più o meno, con un certo successo o meno. Ecco, questi sono i saggi di cui farò riferimento. Ho pubblicato il libro, come diceva Maurizio, che si chiama Mafia in Movimento, alcuni capitoli sui concetti, sulle teorie. Ho pubblicato un articolo insieme a Paolo Campana sulla metodologia e poi ho una serie di riferimenti empirici. Quindi il tentativo sarà di condensare in 10 minuti un lavoro che è iniziato all'incirca dal 2002-2003. Ho finito il mio primo libro che si chiamava Mafia Russa e mentre finivo questo libro mi sono imbattuto in una indagine molto affascinante sulla presenza della mafia russa, cioè quei caso che avevo studiato io in Unione Sovietica e poi in Russia a Roma, e quindi da lì il mio interesse per come le mafie, una volta sono emerse in un certo contesto, poi si spostano in contesti nuovi e non tradizionali. Ecco, le sfide concettuali, forse voi non sapete, ma nel mio campo, nel campo nostro, ci sono dei dibattiti ferocissimi sui concetti, no? Tanto che addirittura uno studioso, addirittura nel 71, che si chiama Smith, è giunto alla conclusione che tanto vale lasciar perdere sul tentativo di definire che cos'è il crimine organizzato, un concetto così pieno di stereotipi che non può essere usato come definizione utile per fare ricerca, tanto che diversi studiosi sono giunti alla conclusione che non si può fare a meno di una definizione di cos'è il crimine organizzato. Vi sono poi invece altri studiosi che tendono ad avere delle definizioni invece mega, delle definizioni che sono praticamente della descrizione del fenomeno, invece che definizioni precise come ci sono in tutti gli altri settori della sociologia economica e anche della scienza politica. E per cui molti di questi saggi che leggo io tendono ad essere una lunghissima definizione che prende 3 pagine e poi il resto del saggio è mostrare come il caso specifico fitta questa definizione. La cosa che mi ha sempre un po' stupito nel mio campo è perché non si usano delle definizioni classiche che esistono in altri settori della sociologia economica e della sociologia più in generale. E quindi in questi studi che ho fatto, in questi 2 o 3 articoli che ho pubblicato, mi sono permesso di suggerire che sarebbe bene per noi, e quello che cerco di fare io nel mio lavoro, di importare concetti che sono classici e ampiamente definiti in tutti gli altri settori della sociologia come produzione, commercio e governo, no? Se pensiamo agli elementi fondamentali di una società, vi è la produzione di merci, di cui appunto si è occupato Marx, tra gli altri, il commercio e la divisione del lavoro, e così come vi sono persone che sono specializzate nel governare quelli che producono e commerciano. Ecco, a mio modesto parere si potrebbe benissimo importare nel nostro campo, cioè nel campo in cui io lavoro, queste 3 distinzioni. Quindi vi sono gruppi criminali che sono specializzati nel produrre delle merci, magari che producono cocaina in Colombia. Vi sono poi gruppi criminali che commerciano queste merci e quindi fanno i cosiddetti trafficanti. E poi vi è un gruppo invece particolare, particolarmente interessante per me, in quanto mi interessa molto la teoria dello Stato, che invece aspirano a governare cosa fanno gli altri, cioè non solo commerciano o producono, no, vogliono dire agli altri chi può commerciare e chi può produrre. Ecco, quindi poi i nomi che diamo a queste 3 categorie possono variare, però possiamo identificare come coloro che cercano di governare un tipo di gruppo criminale che in genere è chiamato la mafia. Se
Poi pensiamo ad un gruppo che cerca di governare cosa fanno gli altri, derivano delle conseguenze, cioè se io voglio governare cosa fanno gli altri non voglio che ci sia un altro che governa il mio posto contemporaneamente con me. E quindi c'è un tentativo di avere la protezione come un monopolio naturale, come ci spiega questa che io chiamo la protection theory, la teoria della governance, che funziona sia per i governi sia per le mafie. E vi sono ovviamente autori che cito qua in fretta, Hobbes, Machiavelli, Friedrich Rehn, che è un grandissimo storico dell'economia, che voi mi sentite o si sente? Si sente? C'è questo grande storico dell'economia che forse avete conosciuto come autore di una storia di Venezia, della Repubblica di Venezia, che ha scritto una serie di saggi negli anni 50 proprio su la capacità nel commercio del Medioevo di certi governi di governare i commerci altrui. Quindi ve lo consiglio se non l'avete letto. E poi Schelling, Reuter, Charles Tilly, Mansur Olson e Gambetta, secondo me sono tutti parte di questo tentativo di costruire una teoria della governance che si applica sia agli stati sia alle mafie. E quindi una distinzione semplice tra chi produce e chi protegge, chi si specializza nel fare cosa, e questo secondo me ci aiuta a identificare, a fare un po' di distinzioni in questo mare magnum che io vedo nelle mie letture, in cui tutto viene definito mafia, tutto viene definito crimine organizzato. No, ci sono persone che fanno cose diverse all'interno dei mercati illegali o dei comportamenti illegali, e bisogna distinguere, a mio modesto parere. Ecco, poi la definizione specifica potrebbe essere che un gruppo criminale organizzato tenta di regolare e controllare la produzione di una certa merce in un particolare settore. Cioè, per esempio, alcuni gruppi di gangs negli Stati Uniti vogliono essere gli unici che permettono il commercio di droghe in un certo quartiere, però non è che aspirano a governare tutti gli aspetti della vita sociale di quel quartiere. A differenza invece di quello che noi possiamo semplicemente chiamare una mafia, che aspira ad avere un controllo dell'intera offerta di protezione in alternativa allo Stato. Questo ci mette le mafie e gli Stati, e anche coloro che cercano di conquistare gli Stati, nello stesso box concettuale. Cioè, quello che cerco di dire è che la mafia appartiene allo stesso genere dello Stato e quindi è completamente diversa da coloro che invece commerciano o producono semplicemente delle merci o dei servizi. Quindi questa è la mafia, questo è quello che fanno le nostre mafie in Sicilia, in Calabria, parte della Campania, questo è quello che fa la mafia russa, questo è quello che fa la Yakuza, la mafia italo-americana. Quindi è un concetto, un insieme di definizioni concettuali che viaggia, no? Che si applica in maniera analitica su più contesti. Ecco, poi come vi dicevo, negli ultimi, circa dagli anni 2002-2003, quando ho pubblicato questo libro sulla mafia russa, mi sono occupato di come le mafie emergono e si trasformano, e si trasportano in un nuovo territorio. O meglio, il mio libro sulla mafia russa è come la mafia emerge in Russia, quali sono le condizioni sociali e strutturali che producono l'emergere di una mafia in un certo contesto, che sono in sostanza, detto in due parole, l'incapacità dello Stato di governare l'economia e la presenza di persone che sono in grado di fare questa funzione alternativa di governo e sono presenti, in quanto nel caso russo erano ex militari, avevano combattuto in Afghanistan. Però come poi da qui si muovono in un nuovo territorio? Nel mio campo, nel campo di cui mi sono occupato per gli ultimi 10 anni, sono almeno due teorie, due prospettive teoriche. La prima, che vagamente è riferibile, o se non vagamente, precisamente riferibile al lavoro di Gambetta, è che le mafie non si muovono mai. Gambetta ha scritto un libro nel 1992, mi pare che si chiama La mafia siciliana, che tra l'altro è un libro molto importante, ma c'è un passaggio in questo libro in cui dice che le mafie non si muovono. Le mafie sono come una miniera, sono talmente inserite nel contesto locale che non si muovono mai. Robert Patton, nel famoso libro su Making Democracy Work, che è un libro dedicato all'Italia, di fatto utilizza una tesi simile, infatti poi utilizza molto il lavoro di Gambetta, dicendo in contesti dove vi è un alto livello di capitale sociale e di fiducia, le mafie fanno fatica a trasferirsi, perché la mafia produce fiducia alternativa, cioè produce
fiducia dove essa manca, perlomeno protezione in assenza di fiducia. Questa è un po' la tesi Gambetta Patton. Siamo capiti, no? Siamo capiti, ecco. Poi c'è invece, detto questo, vedremo che è una tesi, diciamo, erronea empiricamente, però è una tesi analiticamente sensata. C'è poi una serie di autori che io cito qua, Castells, Louis Shelley, Phil Williams, in Italia c'è un libro che è Mafia Export, che probabilmente non avrete mai letto e non sapete chi sia, no? Che hanno invece la tesi in base alla quale le mafie si muovono facilmente, non solo si muovono facilmente, ma dovunque vanno hanno successo. E sfruttano in maniera razionale tutte le opportunità che ci sono nel mondo. Per cui è come immaginate, hanno un mappamondo, leggono l'Economist, vedono che in Birmania c'è un'opportunità criminale, e tac, prendono l'aereo, vanno in Birmania e hanno vita facile. Ecco, questa è l'altra versione che chiaramente è un po' più debole intellettualmente. Quello che ho cercato di fare nel mio lavoro è testare quale delle due avesse più senso. Ho cercato di identificare in un modello teorico alcuni dei valori o dei fattori utili a testare questo modello. Qui andrò un po' in fretta ovviamente perché so che ci sono altri importanti relatori, ma nella letteratura su diciamo di macroeconomia vi sono perlomeno tre ragioni per cui le imprese emigrano in territori nuovi: o per acquisire risorse che non hanno nel territorio originale, o per investire in un nuovo territorio, oppure per ampliare le fette di mercato rispetto a dove sono. Questo è un tentativo di dare un po' di concretezza empirica a quella prospettiva che vi dicevo. Vi sono poi delle decisioni invece non intenzionali, cioè non è che le persone sempre e comunque migrano tramite un ragionamento intenzionale e uber iperrazionale. Nel nostro caso, nel caso di chi studia le mafie, vi sono questi che secondo me sono fattori non intenzionali, cioè la mafia non vorrebbe muoversi, però quando è sotto pressione da parte della polizia o vi sono guerre di mafia, o nel caso italiano si viene mandati al confino, al soggiorno obbligato, chiaramente il mafioso non è che vuole andarsene dal suo territorio di origine, è costretto da condizioni che sono al di là della sua possibilità. Poi, come sappiamo bene, scelgono dove andare, cioè non è che costretti al soggiorno obbligato, però hanno però la possibilità di scegliere, in genere vanno dove hanno parenti o amici, così come nel caso di guerre di mafia o di repressione della polizia, oppure semplicemente nel calderone generale dell'emigrazione mondiale si trasferiscono come qualunque altro immigrato di un territorio ad alta densità mafiosa. Ecco, poi questi si trasferiscono e arrivano in un contesto nuovo. Quindi nel mio lavoro cerco di identificare quali sono le condizioni locali che producono potenzialmente un radicamento e quindi una riproduzione di queste organizzazioni in contesti nuovi dove fanno la mafia, quindi cercano di governare l'economia locale. Ecco, appunto, seguendo le intuizioni di Gambetta e di Patton, ho cercato di testare fino a che punto un alto livello di fiducia e di capitale sociale nel contesto dove questi arrivano frena il loro arrivo. L'altra cosa di cui mi occupo molto nel libro e nei saggi che vi citavo è come sono strutturati i mercati nei quali questi arrivano, soprattutto se sono mercati in espansione, nuovi mercati come nel caso dell'est europeo che non ci interessa qui, e anche e soprattutto se sono mercati locali o orientati all'export. Come diciamo, ho visto prima, l'edilizia è un tipico mercato locale, cioè la competizione tra imprese è lì, non è che competono su contesti diversi. Invece nel caso che ho studiato di Verona ci sono questi mobilieri che vendono in parte in Germania, in parte in Argentina, in parte in Australia, un altro mobiliere che sta a Torino, che è in competizione con loro, non è sullo stesso mercato. E poi un altro fattore è quanto è grande il comune nel quale questi emigrano. Ovviamente più è piccolo più sarà facile anche fare il passo successivo e penetrare il processo politico, e ovviamente se vi sono già delle mafie locali o meno. Quindi nel mio lavoro cerco di identificare dei casi e comparare su queste variabili in un processo che vagamente cerca di combinare un'analisi quantitativa e qualitativa. Questa è la lista dei fattori organizzati in maniera un po' più sensata, quindi c'è un'offerta di mafiosi che può essere o la migrazione o
la migrazione di mafiosi specifici in maniera intenzionale o non intenzionale, le condizioni locali che possono generare una domanda di protezione mafiosa e poi la capacità o meno di queste mafie di radicarsi. Ecco, c'è una bellissima frase di Todorov, che è un filosofo che si è occupato in particolare dell'Olocausto, e ha detto in maniera molto potente che lo studio dell'Olocausto, della Shoah, non può essere tolto dalla storia, ma deve essere messo nel contesto storico e comparato con altri eventi più o meno simili. Cioè, ciò che è singolare non ci insegna niente, solo attraverso la comparazione di casi diversi che possiamo capire che cosa ha causato un certo outcome. E questo per voi magari vi sembra ovvio, ma nel mio campo la stragrande maggioranza degli studi sono dedicati a un caso singolo, e quindi è molto difficile capire quali di quei fattori raccontati in quel caso siano effettivamente esplicativi. Un altro tipico caso nel mio campo è selezionare sulla variabile dipendente, cioè prendiamo solo i casi in cui la mafia c'è, ma di nuovo non sappiamo i casi dove la mafia non c'è, per capire perché c'è dove c'è. E questo è il nostro campo, è un tipico campo dove ci sono troppe variabili e pochi casi. Ecco, quello che ho cercato di fare io per ovviare a questa sfida, che è una sfida sui dati, è di fare in certo quando possibile delle comparazioni matchate tra due casi che sono il più possibile identici, che variano sulla variabile dipendente, cioè in un caso c'è la mafia, in un caso non c'è, e sono il più possibile simili in modo che possiamo controllare molti dei fattori a monte. Uno dei casi che studio in questo libro è la presenza di un gruppo di andrangheta da Gioiosa Ionica, nello stesso gruppo che si chiama Mazzaferro, presenta e cerca di espandersi sia a Bardonecchia, che è un piccolo paese vicino a Torino, e a Verona. Ovviamente Bardonecchia e Verona non sono identiche, per esempio una è piccola e l'altra è grande, però sono comunque nello stesso nord Italia, in cui in entrambi i casi vi dovrebbe essere un alto livello di fiducia e di capitale sociale, eppure in un caso la mafia si radica e in un caso no. Quindi il tentativo di questo lavoro è spiegare qual è quello che spiega l'esito. Ecco, il nostro boss di riferimento qui è un signore che si chiama Locro Presti, che nel frattempo è morto, e che era più o meno il capo del gruppo che stava a Bardonecchia. Ecco, non ho tempo di entrare troppo nei dettagli, se no Maurizio poi mi arresta, ma questi sono i dati che uso per questa comparazione matchata. Ovviamente i dati sulla migrazione per territorio di origine, in un qualche modo cerco di testare fino a che punto vi sono delle comunità da regioni ad alta intensità mafiosa nelle due città. Grazie ai dati sul soggiorno obbligato sappiamo quanti mafiosi erano stati mandati a soggiorno obbligato nei due contesti. Ovviamente grazie anche ai sondaggi di Patton sappiamo quanto è il livello di fiducia, però anche uno studio dei mercati specifici e se ci sono dei cambiamenti significativi nei mercati locali in un contesto rispetto ad un altro, e anche se alcuni di questi mercati sono orientati all'esportazione, quindi più difficili per la mafia da penetrare, o invece sono mercati locali. E poi i dati sulla penetrazione di sistema politico. Come voi sapete, probabilmente Bardonecchia è il primo caso di comune al nord sciolto per infiltrazione mafiosa, ed è anche ovviamente un comune piccolo. Ecco, poi qui vi salto i dati perché non ho tempo di farlo, magari se avete voglia di leggere il libro lì ci sono, ecco. La sostanza di questo studio di comparazione è che nel caso di Bardonecchia c'era un'espansione incredibile e molto rapida di un mercato locale per l'edilizia. Allo stesso tempo vi era la voglia degli imprenditori locali di limitare la concorrenza, ed era un gruppo di persone che era disoccupate che cercava lavoro. Quello che la mafia fece in questo particolare mercato era aiutare gli imprenditori locali a limitare la concorrenza e governare il mercato riducendo la concorrenza, come diceva Maurizio. Quindi produce un servizio per gli imprenditori che hanno meno competizione. D'altra parte fa anche assumere in maniera illegale questi lavoratori che non trovano lavoro, che si trovano a Piazza Palazzo,
e venivano poi assunti. Quindi c'è questo, diciamo, razionalità individuale che produce un disastro collettivo, cioè tutti sono contenti di questo equilibrio finale in cui la mafia aiuta a ridurre la competizione nel mercato legale che si espande in maniera intensa, e d'altra parte anche coloro che erano impiegati beneficiano della mediazione mafiosa. I mafiosi che si trovavano a Bardonecchia non avevano deciso di andare a Bardonecchia perché pensavano di radicarsi, vi erano lì semplicemente perché erano stati mandati al soggiorno obbligato. Questo tra l'altro è un risultato che trovo in tutti gli altri casi del libro, che non vi ho citato ma sono diversi, in cui in genere i mafiosi si trovano al di fuori del loro territorio perché costretti da qualche fattore al di là della loro volontà. Poi ovviamente il caso di Bardonecchia è molto più facile da penetrare perché è un piccolo comune, quindi il boss locale controlla, lui dice, 500 preferenze, riesce di fatto a fare eleggere il sindaco, a scalzare il sindaco precedente, che era un sindaco antimafia, che si chiama Corinno, e un nuovo sindaco viene eletto che è molto vicino a questo gruppo mafioso e agli interessi edili locali, e quindi diciamo siamo tutti contenti, la mafia si radica e sembrerebbe che ci sia tuttora. Ecco, quindi quello che faccio nel mio lavoro è in questo caso smentire tutti e due le nostre prospettive. Cioè, la prospettiva gambettiana è errata perché ovviamente la mafia del nord c'è, e quindi sarebbe ridicolo dire altrimenti, e in questo caso Gambetta ha torto, no? Cioè, diciamo, chiariamo questa cosa. Però d'altra parte la prospettiva che le mafie migrano facilmente, allegramente, senza nessuna difficoltà, anche quella è sbagliata, perché invece a volte non ce la fanno e falliscono quando certe elementi nella struttura economica locale non sono presenti. Quindi parlare a voi è particolarmente significativo, visto che vi occupate di sociologia economica. Ecco, c'è un altro gruppo, un altro mega blog di lavoro che ho fatto e che non ho tempo di presentarvi, però volevo semplicemente accennarvi nei prossimi due minuti, e cioè che grazie alla serendipity del fare ricerca mi sono poi occupato per un certo periodo anche della prospettiva intragruppo, quindi non solo i fattori che portano le mafie, i macro fattori, diciamo, che portano le mafie a radicarsi al fuori del loro territorio, ma anche come cambia l'organizzazione interna al gruppo quando sono via. E più in generale questo tipo di lavoro, che secondo me ha un interesse sia metodologico che sostanziale, cosa ci dice sulle strutture dei gruppi mafiosi. Questo lavoro è in particolare grazie dovuto al fatto che l'indagine sulla mafia russa a Roma, in questo è il signore che si trasferì a Roma negli anni 90, ci fu un'indagine del Servizio Centrale Operativo che produsse decine di volumi di intercettazioni telefoniche. Io ho acquisito questo materiale e ho codificato queste intercettazioni telefoniche come dati di network e dati. Questo è la definizione, questo è il tipo di analisi, cioè questo è il tipo di volumi con le intercettazioni. E quello che ho fatto è costruire dei dataset sia di dati di network e anche però codificare il contenuto di queste intercettazioni. Quindi magari vi faccio questa slide e poi le conclusioni e poi vi lascio. Quindi, avendo questa massa di intercettazioni telefoniche per oltre un anno, ho potuto codificare il contenuto delle intercettazioni, cioè di cosa parlano questi signori, codificando sia chi parla con chi, ma anche di cosa, e quindi quello che io chiamo in questo lavoro le task, e fare un'analisi quantitativa semplicemente degli argomenti che loro trattano. Poi, grazie all'analisi delle corrispondenze multiple, è possibile proiettare su uno spazio geometrico queste variabili dicotomiche, di fatto, e cercare delle relazioni tra le variabili, quindi tra attore e argomento di conversazione. Una cosa che viene fuori dal lavoro, che non vi presento, è che per esempio il ruolo delle donne, che è molto limitato nel contesto russo, nel caso dei gruppi russi, invece qui le mogli di questi boss russi che vengono a Roma è molto più importante ed è molto più centrale nella discussione anche della violenza. Poi, poiché queste sono intercettazioni telefoniche, quindi tra individui, è possibile codificarli come dati di network e quindi avere una matrice in cui vi sono gli attori sia nelle righe che nelle colonne e vedere se sono in contatto tra di loro, quante volte si parlano, e quindi costruire delle mappe di network, che grazie anche a delle tecniche sviluppate in particolare da Tom Schneider, che è uno statistico che insegna
in Olanda e in Inghilterra, non solo vedere in maniera descrittiva come è fatto il network, ma anche vedere come questo network evolve nel tempo, avendo appunto i dati su quando si parla. E quindi che si chiama Actor-Oriented Models for Network Evolution, ci permette di vedere come il network evolve nel tempo, se per esempio vi è più integrazione o se si separa, vedere per esempio se le donne si parlano più con le donne o con gli uomini, eccetera. E qui adesso vi sono una serie di slides che vi risparmio come promesso. Questo per esempio è il network, diciamo, globale del gruppo a Roma, che è diviso in 3 sottogruppi, come forse riuscite a intuire, e comunque appunto come vi ho promesso vi risalto. E questi invece sono i risultati dell'analisi dell'evoluzione del network nel tempo. Il bello di questa analisi è che permette di fatto di trovare i coefficienti e quindi di avere un senso della forza di queste variabili nello spiegare come il network evolve nel tempo. Quindi per esempio se vi è reciprocità, se vi è chiusura del transiti dei 3 persone, se quelli con la stessa nazionalità parlano più spesso tra di loro. Ma arrivo alle conclusioni, vedo che Maurizio si sta preoccupando. Ecco, quindi come ho cercato io di diventare saggio, no? di risolvere le sfide di cui vi dicevo? Il primo modo è cercare in questo nostro campo così confuso, usare concetti semplici, possibilmente tratti dalla sociologia economica, come, o dalla sociologia più generale, come appunto produzione, commercio e governo. Sviluppare teorie parsimoniose, come appunto, e che soprattutto sono in grado di essere testate. Quindi queste teorie non possono avere decine di variabili. Non selezionare sulla variabile dipendente, quindi ho cercato di avere casi in cui la mafia c'è e non c'è. E poi appunto noi abbiamo il problema che abbiamo pochi casi e molte variabili, e quindi queste comparazioni matchate sono forse un modo per risolverlo. E se vogliamo, o se volete, o se qualcuno dei vostri studenti vuole anche studiare le fonti giudiziarie, c'è un modo di usare queste fonti giudiziarie ricostruendo appunto il network di coloro che parlano tra di loro. Ci sono ovviamente dei limiti di validità e di affidabilità del dato in questo tipo di ricerca, però quando l'indagine è abbastanza larga è possibile appunto ricostruire la struttura interna del gruppo e anche vedere come evolve usando appunto queste tecniche che vi dicevo. C'è un dibattito tra Palmiro Togliatti e Benedetto Croce, forse vi ricordate, sulla nuova generazione, no? Cioè Togliatti diceva c'è una nuova generazione, e invece Benedetto Croce, con cui in genere non sono mai d'accordo, diceva ma è ora che i giovani diventino adulti, no? È finita l'epoca della gioventù. E quindi secondo me vi è la possibilità che il nostro campo, che ha dei problemi empirici gravi, possa finalmente entrare nell'età adulta e unirsi a voi nel mainstream della sociologia italiana. Grazie.